Come mai inizia da qua? Beh, iniziamo da qui perché la sanità è una delle questioni più importanti riguardo alla salute dei cittadini, a noi sta molto a cuore e soprattutto perché la Lombardia ha dimostrato di essere, pur avendo delle grandi eccellenze nel campo sanitario, ha dimostrato di essere fragile, soprattutto nel momento della pandemia, l'abbiamo sperimentato tutti e ci ha dato tanti pensieri, tante preoccupazioni. Quindi dobbiamo ripartire da qui, questa è una casa di comunità, siamo venuti a vedere, è un progetto importante, ma dobbiamo riempirlo di contenuti, non basta mettere delle targhe e quindi oggi inizia il nostro tour, il mio tour, perché loro sono già da tempo impegnati per richiamare l'attenzione dei cittadini lombardi sulla necessità di avere un'altra Lombardia, di voltare pagina. A proposito di regionali, Renzi ieri ha detto, terzo polo, al PD, avevate una Ferrari, cioè loro, e avete una Twingo, riferita alla Moratti, che non corre più con il PD, centro-sinistra. No, ma lei sta fraintendendo, lui voleva dire, prima di entrare in politica mi potevo permettere una Twingo, adesso con i soldi dei sauditi una Ferrari. Prego. La discussione invece che c'è fra maggioranza e opposizione, lo prego, 41 bis al Premier, chiede a tutti di abbassare i toni, compresa fra ma noi guardi, i toni non li abbiamo mai alzati, comunque raccogliamo l'invito, tutti assolutamente dobbiamo lavorare con grande unità quando ci sono delle intimidazioni eversive, delle minacce alla sicurezza dello Stato, su questo assolutamente troverà un Movimento 5 Stelle compatto in prima linea per assicurare unità e forza allo Stato per quanto riguarda la reazione. E un'altra cosa invece sono gli avvenimenti che sono accaduti e su quello ovviamente lei deve fare non il leader di partito ma il Presidente del Consiglio, deve invitare i suoi fedelissimi Del Mastro e Donzelli a dimettersi perché hanno dimostrato di essere superficiali, inadeguati nei ruoli che rivestono. Non possono utilizzare informazioni, ancorché non segrete, ma riservate, non divulgabili, che sono ovviamente mettono a rischio la sicurezza dei cittadini per fini di lotta politica. Non è consentito. Presidente, sulla questione del congresso del PD, lei pensa sia più facile aprire un confronto con Bonaccini o con Elly Schlein sui temi che vi possono tenere in comune? Ma la mia posizione è che non guardo affatto ai candidati, non spetta a me designare e contribuire a selezionare i candidati del PD. Dico soltanto che hanno bisogno di parlarsi in modo chiaro, aperto e di esprimere una identità, una visione chiara. Non possono concludere un congresso mettendo sullo stesso piano e pensando di poter dialogare con tutti, col terzo polo, o meglio sesto polo, con il Movimento 5 Stelle, con chiunque ci sta. Bisogna avere una visione, un'identità. Noi ce l'abbiamo e chiediamo anche che loro la esprimano in modo da poter poi costruire dei progetti politici seri, coerenti, gli unici che hanno la possibilità di avere un riscontro della fiducia dei cittadini. Sul caso Cospito e 41 bis come finirà? Ma guardi, la nostra posizione è molto chiara. Il 41 bis non si tocca, è uno strumento importante, data anche la caratteristica delle formazioni terroristiche e mafiose, quindi è un carcere che prevede l'isolamento, poi si parla di carcere duro, sicuramente ci sono delle limitazioni ma ovviamente lo stretto necessario per cercare di limitare al massimo quelle che possono essere, diciamo, la capacità anche dei detenuti al 41 bis molto pericolosi di poter continuare a guidare la loro organizzazione, essere punti di riferimento per le organizzazioni malavitose di appartenenza. Quello non si tocca. Per quanto riguarda invece Cospito, è una valutazione che va rimessa alle autorità competenti, le quali ovviamente devono assolutamente tener conto anche della dignità della persona e delle condizioni di salute. Quindi il fatto che sia stato trasferito a Opera, ma non abbiamo nulla da dire, da eccepire, e ci auguriamo che le autorità possano gestire il caso con la massima attenzione tenendo conto delle condizioni specifiche del detenuto. E invece politicamente come finirà, secondo lei? Ma finirà che il 41 bis non permetteremo mai che si tocchi. Non c'è dubbio che il 41 bis va mantenuto come l'ergastolo ostativo, sono dei pilastri fondamentali per quanto riguarda la lotta al malaffare, soprattutto alle organizzazioni mafiose. E soprattutto non si toccano le intercettazioni.
spero che tutte quelle stupidaggini che sono state dette sulle intercettazioni, tanto più che abbiamo visto che l'abuso di queste informazioni e la divulgazione addirittura è stata fatta da esponenti di Fratelli d'Italia, quindi spero che si ponga fine a tutte quelle chiacchiere, perché credo che mi risulta che il governo non sia stato in grado, il ministro Nordio in particolare, di riferire di abusi dopo il decreto Bonafede del settembre 2020. Quello che era il passato è un conto. Dopo il settembre 2020 abusi non ce ne sono stati e quindi non c'è nessuna necessità di continuare questa crociata contro le intercettazioni. Grazie. 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 Grazie a tutti da questa parte.